Ragazzi, sono Anita di KivaInternational.com, benvenuti in questo nuovo episodio sui colloqui di lavoro in inglese. Oggi vedremo come rispondere nel migliore dei modi alla domanda Why do you want to work here? Perché vuoi lavorare per noi? Questa non è una domanda facile a cui rispondere se non vi siete preparati in precedenza. Infatti, il selezionatore in questa domanda vi sta richiedendo di parlare dell'azienda alla quale voi confermerete il prestigio di questa azienda. Questo ovviamente se parliamo di aziende grosse. Se sono aziende invece un po' più piccole, attenzione nella risposta. Quindi la cosa più importante è quella di essere voi stessi e di dire la verità. Quindi chiedete a voi stessi effettivamente per quale ragione io voglio lavorare per questa azienda e trovate ovviamente delle spiegazioni valide che potrebbero essere apprezzo moltissimo il prodotto, mi piace la strategia di marketing di questa azienda, mi piace come si è inserita nel mercato, oppure ha lanciato una campagna sociale che magari destina una percentuale dell'utile a chi ne ha più bisogno. Per cui tutte informazioni, tutte cose che effettivamente vi vengono da dentro, quindi le motivazioni reali per la quale volete lavorare per loro. Quindi il primo punto è quello di ricercare sicuramente per filo e per segno quello che fa l'azienda, le campagne di cui si occupa, i prodotti, la distribuzione, il marketing, tutto in generale. Mi raccomando però cercate di non sembrare troppo saccenti, quindi non dovrete fare uno scorso storico su tutto quello che è l'azienda, perché ovviamente il selezionatore che sta davanti a voi conosce l'azienda e conosce tutto quello che hanno fatto negli anni. Quindi non dovrete semplicemente fargli vedere che vi siete informati, ma fargli vedere che vi siete informati in maniera intelligente, per cui citare alcune delle cose che trovate nel sito e utilizzarle a vostro favore. Quindi come farlo? Questo è il momento più appropriato per far capire come le vostre capacità si relazionano a quello che è la struttura aziendale. Fatelo sempre utilizzando degli esempi. Dunque, vediamo insieme come rispondere in inglese. I'm not just looking for a job for the sake of changing. I have been working for the past 15 years and I'm very proud of my achievements. And your company has excellent products, they provide superior services and they have a reputation that the competition is envious of. I share the same value of your company that not only enables me to be the best candidate for the job, but also compliment the team. Come vedete, questa è una delle risposte possibili che potete dare a questo tipo di domanda. Esempio numero 2. I have always wanted to work for XXX company and it always been my dream and I always been a company I admire. Tipo di risposta datela solamente se state facendo un colloquio per una azienda molto grossa come potrebbe essere Google, Amazon o YouTube. Questo perché sono aziende prestigiose, per cui questo tipo di risposta ci starebbe molto bene. I've heard so much about the company and I'm impressed with the background and stories of the founder. This is the company I've been looking to work with and grow with, where things are constantly developing and changing, and I believe I have a strong experience to offer you. Quindi, come avete visto in tutte queste risposte, sicuramente facciamo dei complimenti indiretti all'azienda, quindi comunque portiamo sul piatto il fatto che ci siamo informati sull'azienda, su tutto quello che hanno raggiunto, sulla qualità dei prodotti e sulla nostra voglia di lavorare per loro. Ma oltre ad aver fatto questo, abbiamo anche fatto capire che noi saremo i perfetti candidati per il tipo di posizione per la quale stiamo facendo il nostro colloquio. Grazie mille per essere rimasti con noi oggi. Se vi è piaciuto questo video, mettete un pollice in su. Iscrivetevi inoltre al canale per non perdere nessun video futuro su colloqui, cover letter, tutto quello che riguarda il mondo del lavoro, stage e viaggi studio all'estero. Ciao, alla prossima!